Ciao a tutti ragazzi, buona domenica. Io purtroppo ho un po' di febbre, non posso, non sono al mare, ma come vedete sono nello scantinato, come lo chiama qualcuno. Ho appena sentito una possibile rescissione non solo per Correa, ma per Arnautovic. Chi segue questo canale sa benissimo che io ero totalmente contrario sia all'operazione Correa. Molti interisti stappavano lo spumante, soprattutto all'operazione Arnautovic l'anno scorso, ma ero molto contrario anche al ritorno di Judaku. Fui criticato tantissimo, poi dopo lo abbiamo visto. Come ero contrario a non riscattare Bellanova per investire 6 milioni su Cuadrado, perché l'ingaggio lordo di Cuadrado è stato 6 milioni e mezzo. E purtroppo la politica degli over 30, dei bolliti, alla fine non ti paga più, ti si sta ritorcendo tutto contro perché non sempre trovi Mkhitaryan e Dzeko, non sempre trovi un Acerbi, non sempre trovi un Darmian, anche se Darmian è un giocatore che ovunque sia stato, dal Manchester al Milan al Palermo, io non l'ho visto mai giocare male quel ragazzo, è una roba impressionante. Ora incomincia a avere la sua età. Non può più garantirti due o tre ruoli perché non ha più la corsa che aveva prima. Darmian, a mio avviso, può solamente fare il braccetto. A proposito, stamattina si parla di Bissett, braccetto con fase di avanzamento. Chissà come mai. Che Inzaghi non è uno stupido. Devo fare complimenti ai dirigenti dell'Inter che ci hanno tenuto a galla con la politica dei parametri zero, però se te guardi i parametri zero dell'anno scorso hanno floppato tutti, Thuram non lo prendo in considerazione, ovviamente Klaassen, Cuadrado, Arnautovic. Sommer non è un parametro zero perché è stato pagato 6 milioni pur avendo 35 anni. Io però ragazzi vi volevo ricordare che noi quest'anno ai nastri di partenza, poi c'è chi dice che Taremi vale 35 milioni. No, vai su Transfer Market e vedi che Taremi è un giocatore che vale 8-10 milioni. Io però quest'anno, per come siamo ora, io che solo tra Taremi e Arnautovic hanno 68 anni e io non capisco perché non si possa puntare un po' di più sui giovani. Ma come la dirigenza ci ha tenuto a galla e ha fatto i miracoli, hanno fatto anche tante cazzate, perché quei pochi soldi che avevano, una gran parte li hanno buttati nel cesso, perché l'operazione Arnautovic l'anno scorso, ci sono i video, quando ti dicevo, questo si è allenato 6 mesi, a giugno 2023 Arnautovic alle stampelle perché aveva un piede rotto, Giusema ha fatto 13 gol al Bologna, a parte aveva fatto 5-6 rigori, ha fatto 13 gol, è sempre stato uno dei migliori. A Arnautovic c'erano persone contenti dell'Inter, ma anche interisti che vanno allo stadio. Ce n'erano tanti di esperti contenti di Arnautovic. Attenzione, sta parlando di rescissione ora per i giocatori. Operazione, io la definì l'anno scorso, quella di Arnautovic. Ripeto, hanno fatto anche tante cose buone dirigenti, ci mancherebbe, ma l'operazione Arnautovic la definì vergognosa perché è un'operazione da circa 20 milioni di euro tra ingaggio lordo e cartellino. Perché Arnautovic prende 3 milioni e mezzo. Se fai il lordo dell'ingaggio per 2 anni, addirittura 2 più 1. 2 anni con opzione per il terzo. Se te calcoli l'ingaggio lordo, il cartellino, Arnautovic è un'operazione da 20 milioni. Lo stesso Taremi è un'operazione da 25 milioni per un giocatore di 32 anni, sperando che riesca a darci una mano almeno lui, almeno quest'anno. Correa è un'operazione da 30 milioni. Allora, 30 milioni Correa. Concludo velocissimamente il video perché ho la febbre. 30 milioni Correa. Anche lì. Anche esperti c'hanno il canale su YouTube dell'Inter, mi dicevano, Giuse, ti stai sbagliando, Correa è un fuorilasse dopo i 2 gol al Verona. Aspetta, aspetta, aspetta. 30 milioni Correa, 20 milioni Arnautovic, siamo a 50. La cosa mi ha fatto più schifo, che mi ha fatto più incazzare l'anno scorso, un giocatore che a me piace, lo so che risulterò impopolare, ma non è un problema. Bellanova, a parte ti volevo ricordare che Bellanova è il primo esterno in Serie A per assist e per dribbling riusciti.
non è così scarso, anche perché se ti ricordi la finale di Champions League contro il City, Bellanova all'ultima mezz'ora lo fa impazzire quello lì sulla fascia. L'operazione che più mi ha fatto schifo è pagare 3 milioni, seguimi bene, hai pagato 3 milioni per il prestito di Bellanova, lo dovevi riscattare dando altri 7 milioni al Cagliari. Quei 7 milioni non li hai dati al Cagliari, ma li hai spesi su Cuadrado con ingaggio lordo che ha fatto due allenamenti. Quindi di che cazzo vogliamo parlare qui? Vogliamo dare la colpa ai cinesi? Il cinese ce l'ha le sue colpe, ma questa non è colpa dei cinesi. Diciamo la verità come la sta. Basta con il mulino bianco, ragazzi, perché con il mulino bianco e a mettere la polvere sotto il tappeto non si va da nessuna parte. Gran parte dei soldi dovevano pagare a rate, non ce l'avevano, non me ne frega un cazzo, sono sempre soldi che l'Inter ha speso. Gran parte dei soldi che i dirigenti dell'Inter hanno avuto li hanno buttati in eccesso, perché 30 milioni Correa, 20 Arnautovic sono 50. E aspetta, non ti ho contato l'anno di noleggio di Lukaku. Lukaku all'Inter per un anno, l'ultima volta che è tornato, è costato 22 milioni. Quindi tra Arnautovic, tra Correa e tra Lukaku, l'Inter ha speso più di 70 milioni e c'ha in mano il fumo. Anzi, c'è gente che deve pagare per mandare via. Ti sembrano operazioni fatte bene queste qui? Non c'erano altri giocatori da prendere a rate. Giuse, ma l'Inter poteva pagare subito. Ormai i giocatori a rate li pigliano tutti. 70 milioni, Lukaku un anno all'Inter, 22 milioni è costato, tra prestito e ingaggio. 22 milioni, 20 Arnautovic e 30 Correa, sono 70 più Cuadrado 6 milioni, 76 milioni. Ti sto solamente dicendo un paio di operazioni. E ad oggi, perché te mi puoi dire tutto quello che mi pare, ma io guardo i fatti. Io guardo i fatti. Ad oggi noi siamo con due attaccanti. Non me ne frega un cazzo. Taremi ci farà 40 gol. Noi ad oggi siamo con due attaccanti, amico del sole. Siamo con due attaccanti per cinque competizioni. Siamo messi peggio dell'anno scorso, se lo vuoi sapere. Quindi basta con il mulino bianco, basta con questi tifosi tutto a poster che va sempre tutto bene, basta sia nero azzurro. No, non va tutto bene. Sono state fatte delle puttanate allucinanti. E ad oggi c'hai due attaccanti e basta. E ti attacchi al cazzo se non trovi un modo. Ciao Inter.